Garic, GR1. Monumenti, borghi storici e in generale il nostro patrimonio culturale spesso sono esposti a danno ambientali, dalle frane agli effetti dell'inquinamento. A tracciare la mappa del rischio è l'ISPRA, l'Istituto per la Protezione Ambientale. Il crollo di un tratto delle mura medievali di Volterra lo scorso anno rimanda ai dati dell'ISPRA. 14.000 beni culturali esposti a minaccia di frane, oltre 28.000 a possibili alluvioni. Si parla di monumenti o borghi storici, alcuni dei quali oggetto negli ultimi anni di interventi di consolidamento a fronte del dissesto idrogeologico. Poi occorre intervenire, qui spesso in collaborazione con l'Istituto per il Restauro, sui danni provocati dall'inquinamento. Ad esempio, cosa fa il traffico ai monumenti? Patrizia Bonanni dell'ISPRA. Li sporca, è quello che fa la cosiddetta patina nera, si ripulisce un monumento e già dopo un paio d'anni è di nuovo ricoperto da questa patina polverosa. I restauri sono in genere molto costosi e si studia la possibilità di prevenirli facendo cosa? La manutenzione preventiva, cioè per capirci una spolverata di tipo meccanico fatta ogni 2 anni per esempio potrebbe prevenirmi tutta una serie di danni e quindi una serie di restauri che sono invece onerosi, parte economicamente, ripeto, anche dal punto di vista del monumento, che meno si tocca e meglio è. Donatella Gori, GR1.